benvenuti in questo nuovo video. Era davvero tantissimo tempo in cui registravo un Q&A Monday. Oggi siamo ritornati, abbiamo anche una qualità maggiore, infatti ho comprato una nuova reflex, una Nikon D5200, e quindi da oggi in poi tutti i video che vedete avranno una qualità maggiore, dato che questa reflex registra in 1080p. Ma non perdiamo altro tempo e iniziamo con le domande. Ciao Gaetano, volevo chiederti se è possibile fare un downgrade da una beta a un'altra, per esempio dalla beta 3 di iOS 9 alla beta 2. Sì, dovrebbe essere possibile, dovresti scaricare il firmware della beta 2 sul tuo computer e poi flasharlo con iTunes. Come ti stai trovando con la beta di iOS 9 sul tuo 5S a livello di prestazione e batteria? Complimenti per il canale. Grazie mille, mi sto trovando davvero molto bene sia a livello di prestazioni e fluidità e sia a livello di batterie. Proprio la batteria è migliorata molto rispetto alle beta precedenti e ora siamo alla beta 4. iPhone 5C è ancora un buon dispositivo da acquistare? Sì, iPhone 5C è ancora un buon dispositivo da acquistare, un ottimo dispositivo, considerando che il dispositivo Apple con il miglior rapporto qualità-prezzo e si trovano davvero molte offerte vantaggiose in diversi negozi. Quando uscirà converrà a installare iOS 9 sul mio iPhone 4S e ciò continua così. Grazie mille, ti sconsiglio vivamente di installare iOS 9 sul tuo iPhone 4S quando uscirà, perché già con iOS 8 il 4S si rallenta davvero molto. Infatti io sul mio 4S, quindi il mio precedente dispositivo, ho ancora iOS 7, non ho ancora installato iOS 8, non lo installerò mai, e nemmeno iOS 9. Complimenti per i 500 iscritti, grazie mille a te e a tutti gli iscritti del canale, è il primo traguardo di questo canale, quindi vi ringrazio tutti quanti, tutti e 500, anche se ora siamo già a 600, quindi li abbiamo già superati, precisamente 640. Potresti darci il tuo gamer tag di Xbox, così ti aggiungiamo? Sì, il mio gamer tag è Gaetano Vitolo, tutto attaccato con C maiuscola e V minuscola, e ovviamente ve lo scriverò anche a schermo qui nel video. Comprerai il prossimo iPhone 6S? Non lo so se lo comprerò, ma credo proprio di no, perché mi trovo davvero molto bene con il mio 5S e non ne sento la necessità di comprare un nuovo iPhone. Ma comunque, anche se non lo acquisterò, lo proverò sicuramente, e quindi dovrebbero arrivare sia l'unboxing che la recensione come l'anno scorso. Come ti trovi con la Xbox One? Qual è il tuo gioco preferito del momento? Mi trovo davvero molto bene con la Xbox One e il mio gioco preferito del momento è GTA 5, anche se non la sto usando molto in questo periodo. Apple Watch da quali dispositivi sarà supportato? Apple Watch è supportato da iPhone 5 in poi, quindi 5, 5S, 6, 6 Plus e poi ovviamente tutti quelli che usciranno, quindi 6S e 6S Plus. Secondo te Apple lascerà le tre configurazioni da 1664 e 128 GB sul prossimo 6S? O opterà per 3264 e 128 GB? Continua così. Grazie mille, credo che lasceranno 1664 e 128, ma sarebbe davvero molto meglio optare per 3264 e 128 GB, dato che con i 16 GB non si fa molto, ci stanno un paio di giochi, fai foto, installi le applicazioni e subito hai finito i 16 GB. Comprerai Apple Watch? Se sì, quale? Grande. Grazie mille, non comprerò Apple Watch, non l'ho ancora comprato, non so se in futuro lo comprerò o almeno lo proverò. In ogni caso mi piacerebbe molto uno sport con il cinturino celeste o verde. Ciao Gaetano, grazie per i tuoi video e continua così, grazie mille. Avrei intenzione di comprare un iPhone, ma non so se prendere ora un 6 o un 6S quando uscirà. Tu che mi consigli? Ti consiglio di aspettare il 6S, dato che manca quasi un mese e mezzo, quindi a settembre verrà rilasciato, fine settembre, inizio ottobre verrà commercializzato, e quindi se puoi aspettare per il 6S, aspetta il 6S. Invece se lo vuoi comprare proprio adesso che ne hai la necessità, una forte necessità, compra il 6 adesso. Ciao, secondo voi l'iPhone 7 sarà un buon dispositivo? Non possiamo mai saperlo perché non prevediamo il futuro. Non facciamo parte di Apple, non lavoriamo in Apple, non conosciamo Tim Cook e quindi non lo possiamo mai sapere. Non ci resta che aspettare un altro anno e vedere come sarà l'iPhone 7. Ragazzi, per oggi questo nuovo video può terminare, vi ringrazio per la visione. Vi ricordo che se vi è piaciuto potete lasciare un bel like per supportarci, condividere il video con tutti i vostri amici e commentare. Ma cosa più importante, iscrivetevi al canale. Vi ricordo di farci le domande sul nostro profilo di Ask Alex Up Official, che ve lo lasciamo sempre qui in descrizione, e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!